ragazzi, siamo al retro. Sottotitolo? Per il nono... Vino et Spiritus Sancti. Per i non udenti, sottotitolato alla pagina 777 del televideo. C'è più il televideo? Sì, c'è ancora. Ah. Oddio. In realtà, quando c'è il digitale io non ho mica più controllato se c'è il televideo. Neanche io, per questo me lo chiedo. Ma vabbè, non importa. Ok. Sei tornata normale? Io ogni tanto faccio qualcosa di diverso, dai. Siamo ancora a Montebelluna. E siamo venuti a storia al questo posto che si chiama Retro. E siamo felicissimi di essere venuti perché è bellissimo. Infatti, guardate, intanto fuori ci sono questi. Siamo tutti in una galleria. Siamo fuori dal centro di Montebelluna, in prossimità comunque del... Ci sono degli ottimi divani con delle sedute spettacolari e una delle forme ergonomiche veramente... belle. Mi piace, poi dopo dentro l'arredamento è fantastico, la entri e c'è anche questa sala dove c'è un camino centrale, non era acceso, piccato, perché secondo me col camino centrale deve essere bellissimo. Non so se è funzionante. Secondo me sì, può essere. Con questi cristalli, molto molto bello. Vabbè, secondo me è molto più da... per bella presenza, però non mi dispiacerebbe se funzionasse, sarebbe il tuo, sarebbe il non plus ultra. È veramente bello. E poi c'è questa saletta, la seconda sala, tutta arredata in sempre vintage, ma un vintage di stile. Un vintage fatto con convinzione, nel senso che sono tutti pezzi presi non da rotamazione, sono nuovi. Sono pezzi particolari, poi le sedute sono delle sedie in pelle alta, con tavolini bassi. Noi ci siamo seduti sulle sedie più basse, sembrava di essere tornato all'asilo. Molto bello, molto carino, molto bello. Mi è piaciuto un sacco. E camerieri, servizio, camerieri preparatissimi, bravissimi, 10 lode. Decisamente. Il tutto per un costo irrisorio, non ho visto il tutto. Al servizio sì, abbiamo preso io un Miller Turgau. E io un bollicine rosé. Un faccia corta rosé. E abbiamo preso due crostoni di salmone. Ci hanno portato patatine e Non era un faccia corta. Sì, era Francia Cotta Rosè. Era un'altra cantina. Un'altra cantina, ma era Francia Cotta Rosè. Ok, boh. No, aveva detto la Dalla Torre, ma non aveva... La Dalla Torre non avevano... Non ha portato la Dalla Torre. Era un Francia Cotta Rosè, però okay. Non era un Dalla Torre. Non mi ricordo la marca, però comunque era un Francia Cotta. Non l'avevo mai letta, infatti non me la ricordo adesso. Comunque, io ho preso un mio ho preso un Francia Cotta Rosè, mi ha portato dei... Due tartine con i pomodorini. Patatine e i bagigi. E poi, le arachidi. I bagigi sono in dialetto, arachidi in italiano. È uguale, è la stessa cosa. Vai. D'accordo. Abbiamo preso due costoni di salmone. A parte, con questi... Sono a parte dal servizio classico. Sì, abbiamo ordinati. Cimento che abbiamo speso 14 euro, quindi non è che mi è piaciuto tanto. Ragazzi, venite al Retro. Veniteci. Ed è veramente carino, è un posto bello, bello, arredato benissimo, ci piace un sacco. È al pari di Castello in Aria, il che è dire tutto. Secondo me è anche fatto meglio. Forse sì. No, veramente, l'arredamento bello. Secondo me qui ha toccato il non plus ultra, è stato fatto veramente con criterio. E ci sono le cassettine sempre di vino, cioè le cassette di legno, con le cassette di vino, ma bisogna venire, cioè non si possono descrivere, è veramente bellissimo questo posto. Quindi, buona giornata a tutti. Venite. Ciao. Ciao. Cos'è? Dai, non fare il DJ della situazione. Io. Che bello, il DJ prima ero lì davanti, adesso ci sei tu davanti. Va bene? Sono bravo come regista, eh? Sei bravissimo, sei.